Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, nuova ricetta? Torta al mascarpone con gocce di cioccolato. Ho il cellulare in mano, lo so perché non ho inventato io questa ricetta, scusate l'eco, ma l'ha inventata, credo, Paola Beauty 1995. Ciao Paola! Faccio la ricetta che hai fatto tu, anche se a me non verrà mai come viene a te, ma è venuta già bene una volta perché l'ho già fatta una volta e ai miei familiari e ai miei amici gli è piaciuta, quindi la rifaccio. Allora, ricetta, mamma che caldo, sto sudando ragazzi, ricetta e video in collaborazione. Allora, faccio la ricetta ideata da Paola 1995, Paola Beauty 1995, però collaboro con una ragazza che si chiama Amazzone Antandra. Ciao Manuela, fantastica e stilosissima quella donna. Allora, vi dico gli ingredienti e vi faccio vedere mentre prepariamo l'outfit, cioè appunto come sono vestita oggi, perché il video in collaborazione con Manuela è un outfit e una ricetta, quindi cuciniamo e vi faccio vedere come sono vestita. Iniziamo, allora, ingredienti per questa ricetta: 250 g di mascarpone, poi 180 g di zucchero, mascarpone io uso quello della Lidl, Merillio. Poi 150 g di gocce di cioccolato da mettere in frigorifero, 220 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina, io uso quella della Pane degli Angeli. Poi ovviamente zucchero a velo quanto basta per decorare dopo che la torta è uscita dal forno. Allora adesso vi faccio vedere l'outfit e poi iniziamo la ricetta. Outfit molto semplice, molto casual. Non so dove metterlo per farvi vedere, comunque vi metto qua un attimo. Scusate, sì, in cucina faccio il video. Vabbè. Questo qui è l'outfit. Allora, sì, per stare in casa non mi metto gli stivali. Comunque, outfit molto semplice, pantaloni così con le stampe, con il rossetto, con le labbra un po' strappati, molto molto larghi. Mi metto le scarpe da ginnastica, non gli stivali, con i pantaloni larghi. Questa è la maglia che avete già visto in altri outfit. Sto sudando. Niente collana stavolta, se voglio ne metterò una dopo, ma adesso che cucino non voglio riempirmi di oggetti, quindi non ho addosso niente, ma mi metto comunque i soliti bracciali che metto sempre, vi lascio una foto a fine video delle scarpe e degli accessori e sono leggermente truccata di beige, perché è da 2 ore che sono sveglia quindi non mi trucco poi molto, sono truccata di beige con l'ombretto numero 07, mi sembra della Kiko, quello in penna, rossetto me lo metto dopo, numero 14. Adorable Matte della Essence. Quindi questo è l'outfit. La maglia dietro l'avete già vista, ha questo fiocco. Sì, dovevo mettermi i tacchi, dovevo truccarmi di più, dovevo far vedere anche i braccialetti, però io se cucino non voglio sporcarmi troppo e quindi già che sono vestita come dovessi uscire mentre cucino, direi che già va già bene. Spero vi piaccia questo outfit, grazie per la collaborazione Manuela e continuiamo la ricetta. Mescoliamo le uova con lo zucchero, 2 uova, non l'ho detto prima, lo dico adesso. Mescoliamo con il frullatore, con il mixer del frullatore. Uova e zucchero, vai Ale, posto. Scusate i rumori. La farina l'ho già setacciata, quindi la aggiungiamo poco per volta. Allora, qua, farina, voilà, poco alla volta, mi raccomando. Spero questo video vi piaccia. Adesso poi a fine video, dopo aver fatto la ricetta, quando cuoce, vi farò vedere il mio outfit completo. Adesso però, mentre cucino, io di solito
appunto non indosso orologio, braccialetti, non metto scarpe alte appunto per non far troppo rumore quando mi muovo. Quindi vi faccio vedere una foto dell'outfit. Scusate, magari questo video non è venuto bene, ma non vengono mai bene i miei video come voglio. Spero comunque vi piaccia. Vanillina lievito e mascarpone. Ho messo la farina, il mascarpone, lo zucchero e le uova mescolate appunto con il mixer. Mettiamo le gocce di cioccolato, dopo aver messo la vanillina, cioccolato fondente, e mescoliamo. Grammi di gocce di cioccolato. Niente, non le trovavo da nessuna parte, né al Penny né al Lidl, da nessuna parte le trovavo. Adesso mescoliamo con un cucchiaio o con una spatola, dal basso verso l'alto, vabbè, in teoria. Mescoliamo e mettiamo in una tortiera. Eccolo lì, guarda, bella. Voilà, mescoliamo bene. È venuto meglio secondo me l'impasto questa volta, che è la seconda volta che faccio questa ricetta, che la prima volta che ho fatto questa ricetta, cioè un mese fa, a gennaio, ho fatto questa ricetta per la prima volta per dei miei amici e l'impasto era molto più duro, non riuscivo neanche a metterlo nella teglia perché non scendeva. Invece devo aver mescolato meglio questa volta tutti gli ingredienti invece dell'altra volta, che magari li ho mescolati male ed era troppo denso, troppo duro l'impasto. Ok, adesso facciamo scendere tutti gli ingredienti, non mettiamo in bocca le mani, Serena. E mettiamo in una tortiera o con carta da forno oppure con cospargiamo la base con la farina e il burro. Ma io l'altra volta ho messo la carta da forno e la rimetto di nuovo. Questa qui della Lidl, con questo si vede, ok? Mettiamo la carta da forno sulla teglia, voilà, perfetto. Tagliamo. Voilà. A posto, adesso mettiamo qualcosa che faccia peso. Sistemiamo bene la carta. E mettiamo l'impasto questo qui, biscottoso, dentro qua. Accendiamo il forno a 180 gradi o 200 gradi per 20-40 minuti. Cuociamo la torta. Fate la prova dello stecchino. Se lo stecchino rimane pulito dopo che lo mettete appunto nel centro della torta è perché la torta è cotta. Se lo stecchino rimane macchiato è perché la torta non è cotta. L'ho imparato io a furia di fare torte, non venivano mai cotte. Ho provato anch'io questa prova dello stecchino e funziona. Mettiamo, riempiamo bene tutto. Voilà, vai, perfetto, vai giù, voilà. Riempiamo bene tutta la tortiera e mettiamo in forno. Quanto amo le gocce di cioccolato, costano care come fuoco, solo alla Coop o al Big Store le vendono perché non le trovo da altre parti, però
Amando il cioccolato non posso fare una torta, non posso non fare una torta con il cioccolato. Anche se il cioccolato fondente non mi piace molto, però. Ho trovato solo le gocce con il cioccolato fondente. Voilà. Dai, scendi giù. Questo grilletto pesa tantissimo. Vai, ok, vai. Mettiamo tutto, Non avanziamo niente. Anche perché quando esce dal forno sarà buonissima. E io vi faccio vedere bene l'outfit tra poco. Quindi scusate il video lungo. Ma cucinando non mi metto gli accessori. Non mi trucco neanche per cucinare a volte. Quindi questo video verrà lunghissimo. Ma andate nel canale di Manuela assolutamente. Perché lei è super fashion, super bella, super brava, super tutto. Vorrei essere come lei. Però ognuno ha qualcosa di bello anche se non siamo uguali agli altri. Non dobbiamo mai essere invidiosi, ma io sono abbastanza invidiosa di Manuela e non solo, perché è veramente bellissima ed è una gran brava donna. È brava, una bravissima persona, molto gentile con me, quindi grazie. Una delle poche gentili. Voilà. Lì, ok. Puliamo bene il grilletto, non avanziamo niente. Ok, via, mettiamo in forno. Mettiamo in forno. Questa è la torta prima di infornarla. Scusate il sole. Mettiamo in forno.